Dici il tuo nome? Valeria. Valeria, un bel CD dei bambini. CD dei bambini, dici il tuo nome? Silvia. Assidia. Assidia. Ok, allora passiamo. Allora, adesso Amelia prenderà il premio per il terzo classificato. Quello qui. Allora, con queste poche forze che ci sono rimaste, proviamo a fare una sorta di... Oh. Il terzo classificato del Castello d'Argento 2013, Davide Di Zorra! Davide! A te, complimenti. Rifacciamo. Davide ci ha cantato un po'. Ritorno indietro. Rifacciamo, è stato un po'. Un punto di vista strambo. Lo devi consegnare tu al terzo. Allora, rifai quello di prima. Allora mi riserve la. Oh. Il terzo posto per quello che ho. Davide, si senta! Presidente della Prologo, che devo nuovamente ringraziare. Ragazzi, un grosso applauso al presidente della Prologo Luciano, perché è lui che vi manderà a Vasto da Qualandra. Forza! Allora adesso una O ancora più lunga per il secondo classificato. Ragazzi, ma ci siamo allora. Secondo classificato a Castello d'Argento 2013, Giulia La Torre! Un po' storica. Brava Giulia! Assessore alla cultura Michele Cocomazzi, che premierà chiaramente. Lo sappiamo, lo possiamo dire tutti insieme perché c'è Franchetta anche qui. Quindi vince la settima edizione del Castello d'Argento 2013 con 70 punti nel play, Luca Moccia! Permettetemi rapidamente, buonasera a tutti, di dire una parola. Intanto auguri, congratulazioni a te. Anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà, siamo riusciti a dare un finanziamento a questa entità, a questa realtà, a questa ricchezza della ormai nostra tradizione dell'estate termolese. Però la bella notizia che io desideravo stasera dare a Nicolino e a tutti è che siamo riusciti per la prossima edizione a fare in modo che nel bilancio 2013-2014 del Comune di Termoli ormai il Castello d'Argento sarà istituzionalizzato con una forma propria, così come lo è il Festival del Folklore che Nicolino dirige ormai da tanto tempo. E volevo dire un'ultima cosa. Per me Nicolino è un po' come un sentiero sicuro che traccia la strada nella nostra città verso la conservazione delle tradizioni, della cultura, della socialità, dello spettacolo. È una forma di essere anche lui, come tutti questi ragazzi che cresceranno, contenuto nello scrigno delle cose belle di Termoli. E io ancora una volta gli volevo dire dal profondo del cuore grazie. Grazie, e adesso ce ne abbiamo soltanto i 3 minuti. Siamo stanchi tutti quanti, vi ringrazio della vostra presenza, della vostra attenzione, e se andranno i vostri saluti sui tempi, lo rifaremo, l'8ª edizione. Grazie e buonanotte a tutti, grazie, di cuore. Luca Moccia!